Sant'Eusebio di Vercelli è il primo vescovo dell'Italia settentrionale di cui abbiamo notizie sicure. Nato in Sardegna all'inizio del IV secolo, ancora in tenera età si trasferì a Roma con la sua famiglia. La grande stima che crebbe attorno a Eusebio spiega la sua elezione nel 345 alla cattedra episcopale di Vercelli. Il nuovo vescovo iniziò subito un'intensa opera di evangelizzazione in un territorio ancora in gran parte pagano, specialmente nelle zone rurali. Eusebio, una grande figura di credente e di pastore, con il suo modo di pensare, di agire e di testimoniare la fede. Fu sì vescovo di Vercelli, ma fu vescovo del mondo perché annunciò il Vangelo ovunque e con ogni mezzo, nella comunicazione integrale del mistero di Cristo, uomo Dio. Vescovo dei concili e dei sinodi, non restò nei propri confini. Affrontò viaggi durissimi, pericoli, incomprensioni e persecuzioni dei nemici, pur di portare il Vangelo e la salvezza di Cristo ovunque. Ispirato da San Atanasio, fondò a Vercelli una comunità sacerdotale, simile a una comunità monastica. Questo cenobio diede al clero dell'Italia settentrionale una significativa impronta di santità apostolica e suscitò figure di vescovi importanti, Gaudenzio Novara, Massimo Torino, tutti venerati dalla Chiesa come santi. Solidamente formato nella fede, Eusebio difese con tutte le forze la piena divinità di Gesù Cristo. Insieme ad altri vescovi, Eusebio si oppose alla politica filoriano dell'imperatore e per questo fu condannato all'esilio come tanti altri vescovi di Oriente e di Occidente. A Scitopoli, in Palestina, dove fu confinato, Eusebio scrisse una pagina stupenda della sua vita. Anche qui fondò un cenobio con un piccolo gruppo di discepoli e da qui curò la corrispondenza con i suoi fedeli del Piemonte. Successivamente fu esiliato in Cappadocia e nella Tebaide, dove subì gravi maltrattamenti fisici. L'imperatore Giuliano, detto l'apostata, che non si interessava al cristianesimo, mise fine all'esilio dei vescovi e consentì così anche ad Eusebio di riprendere possesso della sua sede. Eusebio poté esercitare ancora per una decina d'anni, fino alla morte, il ministero episcopale. Da lui fu affascinato Sant'Ambrogio per il suo ideale monastico della contemplazione di Dio, che Eusebio aveva perseguito sulle orme del profeta Elia. Eusebio ricordava: i pastori devono esortare i fedeli a non considerare le città del mondo come la loro dimora stabile, ma a cercare la città futura, la definitiva Gerusalemme del cielo. La scala autentica dei valori non viene dagli imperatori di ieri e di oggi, ma viene da Gesù Cristo. Dilettissimi e desideratissimi fratelli preti e diaconi, nonché alle sante plebi vercellesi, novaresi, eporediesi e tortonesi che rimangono ferme nella fede, Eusebio Vescovo augura eterna salvezza nel Signore. Nel mio esilio da ogni parte mi venivano consolazioni, la ferma fede, l'amore, le offerte e, immerso in così numerosi e grandi conforti, d'improvviso mi pare di essere non in esilio, ma in mezzo a voi. Io, Eusebio Vescovo. Vergine Santa, Regina di Europa,
Mantieni vivo in noi lo spirito di orazione per non cadere in tentazione, ma restare vigilanti nel momento della prova. Mostrati, Madre benigna e Regina potente nelle difficoltà. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Regina d'Europa, prega per noi. Secondo la tradizione, il Santuario d'Europa venne fondato da Sant'Eusebio nel IV secolo, il quale portò con sé la venerata statua della Vergine col Bambino, mentre fuggiva dalla Palestina a causa della furia delle persecuzioni. Purtroppo non ci sono riscontri documentabili, ma è certo che fu proprio grazie a Sant'Eusebio che il cristianesimo e la devozione mariana si diffusero nelle valli bellesi. Dio, dà a noi oggi fiducia nel volerci annunciatori del Vangelo in mezzo alla nostra gente. Il Signore ha bisogno oggi del nostro cuore, della nostra mente, delle nostre forze, affinché il progetto di vita da Lui annunciato possa avere la forza attrattiva del nostro mondo vitale, differenziato e complesso, nel quale bisogna saper rendere concretamente visibili la forza della speranza cristiana. Coscienti della nostra dignità di collaboratori o operatori di una nuova evangelizzazione, dobbiamo coltivare una grande passione per Dio sempre e prima di tutto. I silenziosi operai della croce sono presenti da 50 anni nella diocesi di Sant'Eusebio e il Centro Volontari della Sofferenza di Vercelli ha dato alla Chiesa persone di spessore e di intensa spiritualità e coraggio apostolico, coscienti che il potere salvifico della sofferenza può cambiare il mondo. Signore, oggi ricordiamo il Santo Vescovo Eusebio e la sua continua lotta per affermare la divinità di Cristo, tuo Figlio. Ti chiediamo di confermarci in quella fede di cui egli fu maestro e testimone, perché possiamo entrare in comunione di vita con Gesù Cristo, Dio e Signore, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.